fatto, non riescono a replicarlo. Penso anch'io così, però questo sport ci ha fatto vedere spesso che la regola o quanto pensavamo dovesse accadere non è successo, perché è un po' il bello del nostro sport, mai a parlare prima della fine, dell'ultimo cavallo fino a quando ha tagliato il traguardo. Però ci sono dei nomi, dei cavalli che un doppio netto lo fanno. C'è un discorso da fare, che devono stare attenti al fatto che commettendo un errore, andando tranquilli per andare al barrage, rischiano poi però di essere dietro in classifica se commettono un errore. Penso che questo sia l'ultimo dei loro pensieri, perché ovviamente un ottavo posto non farebbe una grande differenza rispetto al settimo, baderanno soprattutto alla precisione sui salti per ottenere il barrage, su questo credo che tu sia d'accordo. Sono d'accordo, però i cavalieri fanno tutti i conti, non crederti che lasciano niente, conta, c'è montepremi importante in questo Gran Premio, i primi cinque hanno un montepremi importante, dal quinto in poi invece i premi sono decisamente diversi, per cui è importante essere nei primi cinque. Percorso netto anche per Svante Johansson, dunque un totale di 4 penalità. Si colloca in seconda posizione alle spalle di Vincenzo Chimirri, che fra quanti hanno 4 penalità è stato il più veloce, 45,96 per il cavaliere calabrese. E adesso si comincia a fare veramente sul serio. In campo il campione del mondo in carica, l'irlandese Dermot Lennon, monta Condios, cavallo intero di 10 anni, origine tedesca anche per lui, è un Holsteiner. Dermot Lennon, classe 1969. Titolo mondiale ottenuto nel 2002 ai World Equestrian Games di Jerez della Frontera con l'Iscal Go. E naturalmente è un vero peccato per quell'infrazione di tempo, si presenta con una penalità, che è un battito di ciglia, è nulla, che però in caso di un netto da parte di uno dei prossimi concorrenti gli pregiudicherebbe la possibilità di vittoria. Beh, lui è stato estremamente prudente nel primo giro, perché veniva dalle due prove di ieri fatte male, per cui il calo si era fermato e ha fatto un percorso con calma e non ha curato un po' il tempo. Adesso ha giustamente questa penalità sulle spalle e se la deve portare avanti. Però una leggerezza piuttosto grave, perché sembra avviato verso il netto, dunque finire i due percorsi con una penalità e vedersi scavalcato. Lo so, però ieri ha fatto eliminato e non sai mai nella testa dei cavalli fino in fondo cosa può succedere, bisogna stare attenti e rimettere soprattutto il cavallo in una buona condizione, con una buona volontà di saltare. Vedi che adesso ha recuperato praticamente un po' il morale del suo cavallo. Ed è netto, si porta in testa la classifica provvisoria con quell'unica tremenda penalità che potrebbe metterlo fuori gioco, almeno per quanto riguarda il discorso vittoria. Ed ora ancora 6 percorsi, i 6 binomi che si presentano con un rotondo zero. Diciamo che molti fra essi erano attesi, forse la sorpresa è rappresentata dall'austriaco Wolfgang Hochmeier con Vasco da Gama. Sì, ha fatto una sorpresa rispetto agli altri concorrenti, in più ha preso un rischio sull'ultima linea nel primo giro dove gli è andata proprio bene, per cui sorpresa nella sorpresa, gli è andata bene. Adesso vediamo se sa confermare quello che ha fatto in questa seconda manche. E comunque credo che sia già abbastanza soddisfatto di essere fra la crema, l'elite di questo Gran Premio. Anche per Hochmeier una discreta esperienza in Coppa delle Nazioni, ne ha disputate 6 per il suo paese. Paese che ha espresso un talento incredibile
in Ugo Simon, vincitore di 3 finali di Coppa del Mondo. Tra queste proprio la prima edizione. E poi i 2 successi con un saltatore che gli appassionati ricorderanno, il fantastico, elastico, inossidabile E.T. È lento, siamo già oltre il tempo accordato. No. 57-98. È nel tempo. Allora abbiamo una indicazione sbagliata, non era di 55 secondi. No, è 63 il tempo della seconda manche. 63. Allora correggiamo il tempo massimo che è di 63. Il doppio netto per Wolfgang Oschmeier che dunque passa in testa alla classifica provvisoria. È il primo doppio netto della serata, si qualifica per quello che al momento è soltanto un eventuale barrage. Vediamo se il barrage ci sarà in effetti, ce lo auguriamo, anche perché in campo c'è per l'Italia Gianni Govoni con l'Oropiana Lasita, una femmina di origine tedesca di 9 anni, uno Steiner. Abbiamo sentito in serata al nostro microfono Gianni Govoni, che si è dichiarato soddisfatto del grado di forma della sua cavalla, che ha saltato in modo molto apprezzabile, conoscendo il temperamento del cavaliere di finale Emilia. C'è da giurare che tenterà il tutto per tutto per arrivare al barrage. Ripeto, 63 i secondi concessi, accordati ai binomi per concludere un tracciato che prevede 8 ostacoli per 9 salti, una gabbia. Superato il verticale di barriere, rimane il largo conclusivo. Sì, ci sarà il barrage, ci sarà in questo episodio conclusivo un italiano, si tratta di Gianni Govoni, sempre direi all'altezza della situazione, doppio zero, scatena l'entusiasmo del pubblico. Ci vorrebbe una vittoria italiana in questa 4 giorni monopolizzata dal campionato europeo. I risultati sono già arrivati, il 4° posto della squadra alle spalle di Germania, Svizzera e Olanda, poi 2 azzurri, Andrea Herold e Juan Carlos Garcia qualificati fra i migliori 25, li vedremo in gara domani. E ora Gianni Govoni che raggiunge il barrage del Gran Premio, un altro percorso da non perdere. La Gran Bretagna, John Whittaker monta Exploit du Rouleur, 28° nella classifica individuale dell'europeo, un europeo che ha già conquistato anni fa a Rotterdam, in quella circostanza, medaglia d'oro per lui, argento per il fratello Michael che ha ottenuto un altro argento proprio recentemente nella finale di Coppa del Mondo di Las Vegas, dominata da Meredith Michaels-Beerbaum. Sono in 3 qualificati per il barrage, si aggiunge alla compagnia, come poteva essere diversamente, anche quel fuoriclasse di John Whittaker. Niente da dire, John quando monta tranquillo e il cavallo gli risponde è sempre bellissimo da vedere, anche perché questo cavallo è veramente difficile e John ha proprio la proprietà invece di far vedere che non è così difficile, è sempre lì composto, tranquillo, il cavallo magari può rimbalzare un po' davanti al salto, creare qualche problema, lui non si scompone. Ora attendiamo in campo, c'è già uno dei cavalieri
più titolati in campo internazionale, e qui, grazie a un invito personale da parte degli organizzatori, si tratta del tedesco Ludger Beerbaum, quasi costantemente ai vertici del ranking internazionale. Medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi di Barcellona. C'è qualcosa che non va, fa segno alla giuria. Ora è tutto pronto e può cominciare. Ludger Beerbaum, che ha aderito all'invito con molto entusiasmo, ha già superato il primo verticale di barriere. Ora Loxer, che prima faceva parte di una combinazione, monta nella circostanza l'Espoir, che è un cavallo di 9 anni dal mantello Sauro. Ludger Beerbaum escluso dalla squadra ufficiale in questo europeo, la squadra tedesca, perché il suo cavallo di punta non era considerato il top della condizione. Non ha fatto polemiche, d'altronde in Germania, lo ripetiamo ancora una volta, ci sono tantissimi binomi competitivi e quelli che sono stati schierati hanno fatto interamente il loro dovere. Alludo a Marco Kuchel, Christian Almann, Meredith Michaels Beerbaum e Marcus Henning. Sembra tutto troppo facile. Un altro zero, un altro netto per Ludger Beerbaum. Sì, ha fatto netto, però con questo cavallo Ludger lavora, lavora, perché vedi che sta lavorando ancora adesso dopo il percorso, perché il cavallo si sposta, non è mai bello diritto, è un cavallo un po' complicato. Ma non può lasciare inserito il pilota automatico, no, deve metterci del suo. D'altronde conferma quello che sto dicendo Puricelli, un po' tutti i cavalieri sono concordi nel riconoscere l'abilità di Ludger un po' su tutti i tipi di cavalli, sa adattarsi a cavalli estremamente diversi. Beh, detta in modo un pochino più brusco, è che un cavaliere come lui non ha dei cavalli eccezionali, lui è veramente forte e ha dei cavalli, almeno fino a poco tempo fa, aveva dei cavalli che detta da tutti un po' mediocri. Adesso c'ha questo L'Espoir che è nuovo, c'ha un cavallo che sta salendo color Rubin, che ha preso da quando aveva 6 anni, che è un cavallo importante, che sono decisamente di qualità migliore. Un altro monumento del salto ostacoli tedesco, Otto Becker, monta Doppels 100, cavallo dell'89, un Holsteiner che però non sembra accusare il passare degli anni. Questo binomio ha vinto una finale di Coppa del Mondo a Lipsia, giocando in casa. Grandissima esperienza per Otto Becker, superato anche il muro. Puricelli, qual è la quota, se si potesse puntare, di un barrage a 6? Sono in pochi, ma tutti veloci, per cui... No, volevo dire, sia Otto Becker che Piet Rijmakers hanno la possibilità concreta di allargare questo barrage. Praticamente tutti quanti hanno tenuto il netto al primo giro, possono ripeterlo tranquillamente. Certamente. Il verticale superato, rimane un ostacolo, il largo conclusivo. Sì, quinto doppio netto. Otto Becker, Doppels 100 rispondono presenti all'appello. Rimane da vedere un binomio, quello olandese composto da Piet Rijmakers e Vashundel Skurtis, il più veloce per la cronaca era risultato Ludger Beerbaum con L'Espoir, anche se il nostro computer ormai ha abbandonato giustamente l'attenzione per i tempi, in quanto assisteremo a un barrage per l'aggiudicazione del primo posto. Già 5 qualificati per l'episodio finale, e ora prova anche Piet Rijmakers. Ieri medaglia di bronzo a squadre con la sua Olanda. Anche se il contributo di questo cavaliere alla squadra non è stato proprio notevole. No, lui è la riserva. Ah, era la riserva.
era Eve Outhackers. Toglimi un dubbio, Puricelli, esiste la medaglia anche per il quinto di una squadra? No. Si qualifica, percorso netto è il sesto, dunque doppio zero anche per Peter Reimakers. Avremo un barrage a 6. Su un altro percorso ancora diverso, realizzato come di consueto dal direttore di campo Marco Cortinovis, vedremo all'opera per l'Austria Wolfgang Oschmeier, Gianni Govoni, John Whittaker, Ludger Berbaum, Otto Becker, Pete Reimakers. Ed ora un attimo di pubblicità. Ti piace vincere facile? Ancora più grande e vinci, ancora più facile che vinci. Così scendiamo al campeggio di una garanzia. Vabbè, comunque. E poi andiamo giù e arriviamo alla selva. Attenzione, che poi si arriva alla spiaggetta bianca. Allora l'itinerario lo fate voi, va bene? Giovanni, è la colonna sonora della nostra estate. Con la ricaricabile Wind, l'esclusiva Summer Collection. E gratis, 15 euro di telefonate. E metto Shakira. Eravamo lì quando hai detto la tua per la prima volta. Quando non riuscivi a dire una parola. E quando non c'era niente da dire. Eravamo con te anche quando eri da sola. E quando hai capito che non lo saresti stata mai più. Le tue marche, la tua storia. Per prevenire la formazione della placca dovresti lavarti i denti ad ogni occasione. Quando non puoi lavarti i denti, c'è Dega Microtech con microparticelle pulenti ad azione prolungata e costante che riduce oltre il 90% di placca in più rispetto ad un chewing gum normale per una sensazione di pulizia profonda e la sicurezza di un alito sempre fresco. Dega Microtech. Denti più puliti, controllo alito fresco. Ora dopo ora. Nuovamente collegati con San Patrignano, dunque 5 minuti di attesa prima di assistere al barrage che si preannuncia spettacolare. Diventerà importante anche il cronometro, infatti in caso di ulteriore parità fra due o più concorrenti sarà fondamentale il tempo impiegato nel barrage. Intanto il regista Roberto Gambuti ci ripropone alcuni momenti spettacolari della gara, questo challenge Vincenzo Muccioli, il Gran Premio inserito nel contesto del campionato europeo. Una volta tanto non sono soltanto errori, spesso e volentieri la regia ripropone le penalità, momenti di imbarazzo proprio per consentire al pubblico e ai commentatori di vederci chiaro. Cervera per la Spagna, mentre in diretta sul campo di gara sta rilasciando un'intervista il campione olimpico, campione del mondo, tre volte vincitore della finale di Coppa del Mondo, Rodrigo Pessoa, che vive praticamente in Europa, non gareggia però, ha voluto essere presente qui a San Patrignano. Oltretutto tiene d'occhio i suoi avversari, anche perché gran parte dell'equitazione che conta in questo settore si trova proprio nel vecchio continente. Sempre spettacolari queste immagini, e questo è Vincenzo Chimirri con Rosa. Il muro, vediamo se è il primo percorso o il secondo. No, il secondo, dove non c'è stato errore, un errore che purtroppo ha
tolto malauguratamente dal barrage anche un combattente come Vincenzo Chimirri. Sarebbe stato bello vederlo all'opera, anche perché Rosa è una cavalla che si presta poi anche a essere piuttosto rapida, no Puricelli? Sì, non è una cavalla rapidissima, però in ogni caso il rapido è il cavaliere, Claudio, perché un cavaliere forte, vero, fa diventare rapido anche un cavallo che magari non ha tutte le caratteristiche. Logico che se poi hai un cavallo che già è molto svelto, che gira facilmente, tutto è più facile, però il cavaliere fa la differenza come sempre. Questo è sicuro, anche perché ci sono diverse opzioni, traiettorie, girate più o meno repentine, però è indubbio che cavalli magari di grossa mole, faccio un esempio, Calvaro, forse non erano proprio a loro agio sulle gare veloci, anche se tu mi dirai che con la falcata che aveva il cavallo di Willy Melliger, con un passo ne faceva tre degli altri. No, però lì adesso siamo andati in un eccesso, perché Calvaro non potevi proprio lasciarlo andare galoppare, perché aveva delle falcate di galoppo che non stava dentro nelle linee, qualche volta era avvantaggiato, ma nelle combinazioni per esempio perdeva tempo, perché doveva sempre entrare piano, perché ha una tale galoppata che ti rischiava di fare un tempo in meno, per cui lì era un caso estremo, un caso limite. Mentre gli altri, un cavallo come Rosa, logicamente se Vincenzo, che è un cavaliere vincente, attacca forte, la sveltisce. Il problema non è quanto riesce a fare lui, il problema è che concorre contro della gente che vanno fortissimo. Allora la differenza è lì, contro chi gareggi. Allora, seguiamo la tua teoria. Se è vero che dipende il ritmo, dipende soprattutto dal cavaliere, qual è fra i sei qualificati quello che può avere l'esperienza, l'astuzia per rosicchiare qualche decimo di secondo, che in gare di questo tipo sono allora, parte importanti? Ottsmeier, che non ha questa esperienza e non lo vedo così forte, gli altri attaccano sicuramente e vedrai che barrage che viene. Difficile, perché importante è l'ordine di entrata in campo. Se Ludger entra per ultimo, 9 volte, anzi direi 99 volte su 100 fa il miglior tempo, poi magari fa un errore. Però quando questi cavalieri entrano dopo e vedono quello che fa, quello che passa in testa, come tempo riescono quasi sempre a batterlo, per cui è importante l'ingresso in campo. Anche qui vorrei fare l'avvocato del diavolo. È sacrosanto quello che dici, perché chi entra in campo per primo non ha punti di riferimento, deve soltanto pigiare sull'acceleratore e cercare di fare il meglio possibile. Però in gare di questo tipo spesso e volentieri abbiamo visto emergere proprio il binomio che entra in campo per primo, forse perché non ci sono remore, non ci sono troppe strategie. No Claudio, scusa che ti contraddico, per esempio nei Gran Premi di Coppa del Mondo già l'ordine di partenza del primo giro è in base al ranking mondiale, per cui i cavalieri importanti partono sempre alla fine. Nel Gran Premio conta invece la qualifica adesso, per cui qualche cosa è cambiato, no? Allora in ogni caso la qualifica la vincono sempre quelli più forti, e anche lì un'altra volta partono poi in fondo, e quando questi sono dietro e vedono cosa fanno gli altri, cioè loro ci provano sempre di più di quello che è partito prima. Raramente in un Gran Premio di Coppa del Mondo vedi vincere quello che va dentro per primo, perché gli altri allungano di più il passo, girano, attaccano e ci provano e rischiano. Poi qualche volta succede in qualche tappa che qualche cavaliere che ha bisogno di punti in assoluto in un barrage affollato magari allora lì limita la sua prestazione al controllo dei punti, perché se magari rischia di fare due errori, 10 partenti è diverso che prendere 15-16 punti proprio per la classifica per la finale. E ancora qualche istante di pazienza, poi vedremo Wolfgang Ochsmeier, Gianni Govoni, John Whittaker, Ludger Berbaum, Otto Baker e Pete Rijmakers contendersi il ricco montepremi di questo challenge Vincenzo Muccioli. Vi ricordo ancora una volta, domani i due episodi conclusivi del campionato europeo per quanto riguarda la classifica individuale, due percorsi che assegneranno le medaglie. Il podio dell'ultima edizione dei campionati europei, che si è disputata nel 2003 a Donaueschingen, era il seguente:
oro per Christian Allman, che è ancora abbondantemente in corsa, argento per Ludger Beerbaum, che non partecipa, bronzo per Marcus Henning, che può, a giusta ragione, ancora inserirsi. No, è un po' lontano Marcus Henning, i tre errori del secondo giro di ieri l'hanno allontanato parecchio dalla vetta, per cui non credo che questi davanti, come la forma che hanno i primi due, anche Flipperdel, Goffinet ha fatto molto bene, è stato molto bene. Per il cavaliere francese, a confronto agli altri due, manca un po' l'esperienza, ma con più di 15 penalità, 16 penalità per le medaglie la vedo dura. Poi può fare doppio netto, ma non credo che è sufficiente per entrare in zona medaglia. Ed ecco profilarsi il primo binomio per l'Austria, Wolfgang Hochmeier monta Vasco da Gama. È cambiato il giro del barrage, eh? Saltano il numero 1 di prima e al contrario, che diventa il numero 16, poi c'è un numero 17 che è il fosso della prima manche, era il numero 7, anche questo al contrario, poi girano intorno, vanno al numero 2 del primo percorso, il numero 4 e il numero 5 del primo percorso, e la combinazione è rimasta identica, verticale Oxer, numero 6, e poi il numero 8 che è qua sotto di noi, che è l'ostacolo dei campionati europei di tutti, di sempre. 7 ostacoli per 8 salti, rimane una gabbia. Aveva cominciato con un ritmo piuttosto blando, poi sembra accelerare. Ha tagliato leggermente, 1-2, però è tranquillo. Penso che si sta accontentando già di quello che gli è successo oggi. Due giri in barrage contro cavalieri più forti del mondo. Porta a casa una bella coccarda. E comunque è per Vasco da Gama il primo errore della serata. Rimane unico. 4 penalità. Nel tempo di 53 e 65. Intanto Curicelli cerca di individuare i tratti del percorso dove effettivamente si può guadagnare qualcosa, ma è tra i primi due salti, come ha fatto il cavaliere austriaco, e tra la combinazione e l'ultimo, che sono due tagliate in linea diretta abbastanza difficile, però si rubano dei metri. E poi girare lo più stretto possibile andando a cercare il numero 2 e il dietro fronte. E oggi questo è un barrage dove c'è tutto, eh? C'è da girare stretto, c'è da galoppare, un bel barrage. Tanto c'è Gianni. In questo Gianni Govoni è maestro, monta l'oro piana alla Zita. In queste circostanze Gianni si fa ancora più piccolo di quanto è in realtà, scompare quasi per creare meno impaccio possibile. Si attacca al cavallo lì, e qui ha fatto un po' fatica a girare, non è così agile nelle girate la cavalla. Bella distanza. Un rischio enorme, e poi vedete l'abilità del nostro cavaliere. Ancora un brivido all'ingresso della gabbia, sta veramente prendendo dei rischi enormi, sta ripagando il pubblico del suo entusiasmo. Splendido, 43 e 60, quindi triplo netto in giornata, 43 e 60 per Gianni Govoni, il cavaliere di finale Emilia, che ancora una volta non si è smentito, ha tentato il tutto per tutto, ed ora chi vorrà vincere questo gran premio dovrà non commettere errori agli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 43 e 60, il tempo fatto registrare dal nostro portacolori. Il regista Roberto Gambuti ci ripropone un passaggio
Hai detto giustamente che quella girata non era stata proprio perfetta, a tuo giudizio il terreno che ha retto bene, devo dire, però è comunque insidioso, umido per la pioggia caduta, può incidere sugli spostamenti? Sicuramente, perché i cavalli lo sentono, non sono così sicuri anche se sono ben ramponati, però adesso vedrai che con John abbiamo già un termine di paragone sul tempo. Ed è partito di gran carriera. Naturalmente qua è leggermente più all'interno nella girata e anche nel dietro fronte, dunque lo vedi in vantaggio, però Gianni ha un segmento conclusivo da puro sangue, da velocista, da mille in pista dritta. Calo difficile, qui ha perso leggermente, perché vedi che calo a destra gira meno bene che a sinistra. Errore sul primo elemento della gabbia, ha preso i suoi rischi John Whittaker, ma ha pagato dazio. Guardiamo anche il tempo, che può essere indicativo, 44:17, era comunque più lento rispetto a Gianni Govoni. 4 le penalità per John Whittaker e exploit di Roulard. È una gara davvero avvincente, probabilmente, anzi sicuramente i motivi tecnici del campionato europeo sono superiori, però per quanto riguarda la spettacolarità, non so se sei d'accordo Puricelli, questo è uno dei momenti più esaltanti della quattro giorni di San Patrignano. Il barrage è sempre cosa, e poi adesso c'è in testa Gianni che ti voglio correggere, che oggi hai detto uno dei cavalieri più forti italiani, per me è uno dei cavalieri più forti al mondo e l'ha dimostrato 2 anni fa. E accetto di buon grado la correzione, anche perché è un'opinione diffusa anche fra colleghi stranieri. Esattamente. Adesso qui abbiamo proprio il termometro della situazione comunque. E speriamo che la febbre non sia troppo alta, anche perché medico che la misura, infermiere che la misura, è Ludger Berbaum. Hai detto comunque che non si tratta di un cavallo facile, questo L'Espoir. È un cavallo che anche lui non gira benissimo, per cui potrebbe essere, aspettiamo, perché sopra questo fa dei miracoli anche lui. In questo tipo di gare, in questi epiloghi, si vede veramente la capacità di ogni cavaliere di scovare chissà dove il pertugio per guadagnare un decimo di secondo. Abbiamo visto gare di Coppa del Mondo finire proprio con distacchi minimi. Qui è entrato in diagonale. Siamo a 37 secondi, è molto molto veloce. Veloce, ma 40, sì, 42:34. Passa in testa. Comunque vedi la capacità di un cavaliere. Questo cavallo ha fatto 2 giri dove Berbaum ha fatto un po' fatica a tenerlo inquadrato, come dicevo prima. Nel barrage ha cambiato un po' l'assetto, la posizione, ha lasciato scorrere il cavallo e è cambiato tutto. Non è un cavallo facile. E ha dato più di un secondo a Gianni Govoni, che già sembrava velocissimo. Dunque si fa dura per Otto Becker e Peter Heimakers, che sono gli unici che possono togliere la vittoria a Ludger Berbaum, che ha onorato con una prestazione all'altezza della sua fama la sua presenza qui a San Patrignano. Ha ripagato gli organizzatori per quell'invito. Bello, poi stasera una serata un po' fredda, ma il pubblico qui è veramente caldo, segue con attenzione, applaude tutti i cavalieri. Abbiamo già sottolineato che sul percorso ci sono delle fotografie in bianco e nero che si riferiscono al miglior periodo dell'equitazione italiana, immagini che riguardano i fratelli Piero Raimondo Di Zeo, Graziano Mancinelli. Otto Becker non regalerà nulla al connazionale Ludger Berbaum. Qui speriamo che... E non ha girato male. Ha girato stretto, calo, scende e gira subito, che succede un po' quello che invece dicevi tu. Il cavallo non è super veloce. Però ha una falcata molto ampia. Siamo a 27 secondi, estremamente difficile capire chi sia in vantaggio. Il vantaggio è che con questo cavallo, vedi, deve solo spingere, non deve mai cercare di accorciare. 35, può farcela. Più veloce. 41:89. 41:89, è spettacolo fino alla fine.
nuovo leader, Otto Beckers con Dobels 100. Non ci sono mezze figure in questo barrage, veramente una gara di altissimo livello, una lotta in famiglia per ora fra tedeschi, con un Gianni Govoni comunque all'altezza della situazione. O sarà una vittoria tedesca oppure un successo olandese. Infatti è in campo l'ultimo binomio di questa lunga serata per l'Olanda, Piet Rijmakers e Van Schindel-Schurtis, da battere il 41 e 89 di Otto Becker. Otto Becker in testa, in seconda posizione Ludger Berbaum, in terza Gianni Govoni, è già partito Piet Rijmakers. Ostacolo numero 17, verticale di barriere su fosso, superato. Non c'è tempo per le tattiche, le strategie, i ripensamenti, bisogna solo pigiare sull'acceleratore. Qui Dobels 100 era stato molto più veloce. Però un'occhiata agli ostacoli e un'altra al cronometro. Siamo sui 25 secondi, come illustra efficacemente la grafica. Ora la gabbia superata. Poi una sollecitazione per arrivare di gran carriera all'ultimo ostacolo, il rifiuto, colpo di scena, la vittoria va ad Otto Beckers, a Dobels 100. Ha esagerato. Comunque riprende, ha esagerato, ha voluto troppo, ma questa è la legge dello sport. Piet Rijmakers conclude con 4 penalità nel tempo di 53-42, davvero una gara entusiasmante di cui vi diamo la classifica definitiva. Al primo posto per la Germania Otto Becker, Dobels 100, Trenetti, poi 41-89 il tempo al barrage. In seconda posizione Ludger Berbaum, ancora per la Germania, l'Espoir 42-39, splendido protagonista per l'Italia Gianni Govoni, l'oro piano alla Zita 43-60. Poi in quinta posizione, lo abbiamo appena visto, Piet Rijmakers per l'Olanda, Van Schindel-Schurtis 52-49. Al sesto posto Wolfgang Oeschmeier per l'Austria con Vasco da Gama 53-65. Poi troviamo con una penalità dopo il primo percorso Dermot Lennon per l'Irlanda con Condios, una gara che ha riservato Puricelli più emozioni che pioggia. No, bella, bella, peccato che ha esagerato Piet Rijmakers, perché ha visto una distanza da lontano lunga, ci ha provato, ma il cavallo aveva l'ostacolo in diagonale, non l'ha proprio visto il cavallo, infatti poi lui sorrideva perché ha capito di aver fatto una cosa esagerata. D'altronde, senza esagerare, non si sarebbe potuto pensare di battere Ludger Berbaum, c'è riuscito soltanto Otto Becker. Allora direi che possiamo ancora andare avanti prima di cedere la linea ai campionati del mondo di nuoto che sono in corso a Montreal. Dopo credo che il pubblico potrà godersi lo spettacolo dei tuffi, e allora occupiamo un breve spazio prima di occuparci della premiazione con uno stacco pubblicitario. Piace vincere facile? Ancora più gratta e vinci, ancora più facile che vinci. Nuovamente collegati in diretta con San Patrignano, si è appena concluso il Gran Premio Challenge Vincenzo Muccioli con una doppietta tedesca. Al primo posto, al termine di un barrage davvero divertente, Otto Becker in sella Dobels 100, in seconda posizione Ludger Berbaum con l'Espoir, e poi per l'Italia Gianni Govoni, sempre combattivo, sempre competitivo, in sella all'oro piana la Zita. Davvero una bella gara, e giustamente direi il regista Roberto Gambuti, che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Bologna, ci ripropone il percorso di Gianni Govoni senza sbavature. Puricelli, a tuo giudizio, dove Gianni ha perduto la gara? Ma direi che non l'ha perduta, diciamo anche che questa è una cavalla discreta che non ha mai fatto niente nella sua vita in speciale, e Gianni combatte contro i
numero 2 e numero 7 del mondo con dei cavalli mondiali, per cui per Gianni è una vittoria secondo me, perché comunque la girata dopo l'Ox era numero 2 a tornare indietro, ha visto anche dall'alto, si vede dove lui ha girato leggermente più largo, una cavalla non è così agile. Poi l'altra cosa, per ripetere un po', è che se partiva magari per ultimo avrebbe rischiato di più. Ecco in sequenza Ludger Beerbaum, vediamo proprio il passaggio, scenando una specie di moviola, il passaggio e quella girata dopo l'Oxer, sì. È proprio lì forse che Otto Becker ha vinto la gara. E poi guarda il diverso atteggiamento di Beerbaum dopo, chi ha visto tutte e due le manche, dove nelle prime due controllava, lottava anche un po' con il cavallo, invece adesso leggermente più in avanti lascia scorrere il cavallo, e da un cavallo difficile è venuto quasi un cavallo facile per il barrage, apparentemente certo. Guarda come è entrato in diagonale nella combinazione. E qui è stato anche abbastanza fortunato, eh? No, sì, ma calcola, sono capaci di fare queste cose. Abbiamo visto invece la facilità con cui ha superato l'ultimo ostacolo, sembrava fatta per l'oro olimpico individuale di Barcellona, ma Ludger Beerbaum non aveva fatto i conti con il temibilissimo esperto arcigno Otto Becker con Dobbels 100. D'altronde perde Ludger, ma da un binomio che ha vinto una finale di Coppa del Mondo a Lipsia. Questo è un calo che monta da tanti anni. Ecco, questo è il momento topico. Vedi dove ha girato, praticamente ha girato a 4 metri forse. Sembra apparentemente meno agile Dobbels 100, però la girata è più stretta. Lo è, però vedi, questo è un calo tranquillo dove lui può continuare e lascia sempre scorrere, e qui è più all'interno nella combinazione, ha girato più all'interno per affrontare la combinazione, e poi non si vede magari, ma questo è un calo che ha una falcata quando lasci scorrere che recupera mezzo metro ogni volta. Davvero un bel programma questa sera su Rai Sport Satellite, prima della gara di Tuffi che comincerà credo intorno alle 22:40 ora italiana. Prima gli appassionati di ciclismo potranno assistere a una sintesi della tappa odierna del Tour de France, dunque uno spettacolo dopo l'altro. Abbiamo ancora il tempo sufficiente per mostrarvi questa premiazione, però direi che abbiamo la possibilità anche di rivedere un episodio curioso, se il regista Roberto Gambuti è d'accordo. Sto alludendo al festeggiamento della squadra tedesca che si è imposta nella prova a squadre. Con pazienza, intanto ripetiamo la classifica della gara a squadre. Oro per la Germania, Marco Kutscher, Christian Allmann, Meredith Michaels-Beerbaum, Markus Henning. Argento per la Svizzera, Markus Fuchs, Cristina Lieber, Fabio Crotta, Steve Gerda. Bronzo per l'Olanda, Jeroen Dubbeldam, Yves Oudakkers, Leon Thyssen, Gerco Schröder. Quarto posto per l'Italia, e quello che si è tuffato in acqua è Kurt Gravemeier, capo equipe della squadra tedesca, che sembra prendersela con i suoi quattro alfieri, poi sorride. È comunque il sesto successo nella storia di questi campionati europei per la squadra tedesca, ma stessa sorte toccherà a Meredith Michaels-Beerbaum, che è abituata a vendere cara la pelle, stringe Christian Allmann che la vuole depositare nella riviera. Missione compiuta, e dunque festeggiamenti per una squadra tedesca davvero imbattibile. Dicevamo del quarto posto della squadra italiana, composta da Jerry Smith, Andrea Herold, Bruno Chimirri, Juan Carlos Garcia. In questi casi si parla di medaglia di legno, però ricordiamo che è il miglior risultato per una formazione italiana nell'ambito dei campionati europei di salto ostacoli, dunque è un risultato che deve essere accolto con gioia, anche perché abbiamo visto dei percorsi davvero buoni, alludo in particolare al netto e poi a quello con un solo errore di Andrea Herold. Ma a me non piace questo termine di medaglia di legno, soprattutto in questo caso, perché sulla carta a priori tutti quanti avrebbero detto se andava bene il sesto, settimo, l'ha detto anche Hanson, che pensava di poter prendere anche una medaglia di bronzo, però diceva può essere che arriviamo anche settimi, per cui
Direi che un bel quarto posto, e poteva anche andare meglio volendo, poteva anche andare meglio, perché poi la gara è stata veramente difficile, e non detta da un cavaliere italiano, detta dai cavalieri stranieri che hanno anche vinto le medaglie. Il percorso era difficile, tecnico, abbastanza grosso, due giri e sono sempre pesanti. Direi che la diligenza, la precisione dell'esterna 1 di Bologna ha trasferito entusiasmo anche al nostro regista Roberto Gabbuti, che ci aiuta a riempire la pausa che intercorre fra il barrage e la premiazione. Infatti ci stanno arrivando bellissime immagini, queste si riferiscono al barrage, e questo è proprio Ludger Berbaum, uno sbuffo. D'altronde sembra tutto facile, come ha detto Puricelli, ma non lo è in realtà, e vediamo che in questa circostanza il cavaliere tedesco deve intervenire. Allora, per gli appassionati intanto diciamo che Ludger è uno dei pochi cavalieri, insieme a Marco Kuscher, che usano queste nuove staffe con l'aggancio tipo il pedalino dei ciclisti. Ci sono stati quest'anno tre presentazioni di 2-3 staffe nuove. C'è una staffa nuova in una lega leggerissima, c'è una staffa ancora più particolare, colorata, che insomma ogni ideatore ha la sua, e questa qui è l'ultima, proprio l'ultimo modello, la novità, che però bisogna avere proprio l'aggancio, ed è anche contro gli infortuni, nel senso, perdonami, che una battuta, Puricelli, è quello che ci vorrebbe per te, perché tu hai vinto un campionato italiano rompendo uno staffile, se non ricordo male, hai rischiato di buttare al vento una vittoria ormai acquisita. Se ci fosse stato quel tipo di staffa ultramoderna, probabilmente... io ho rotto lo staffile, non la staffa. Intanto i ragazzi di San Patrignano, che hanno fatto davvero un lavoro enorme, e adesso direi che stanno godendo i frutti del loro lavoro, perché l'organizzazione è stata pressoché perfetta. L'unica cosa che non hanno saputo tenere a freno è quel temporale quotidiano che ogni giorno fa capolino. Speriamo che domani non venga a perturbare i due percorsi che assegneranno le medaglie individuali. A proposito di classifica individuale, vi ricordo ancora le posizioni maturate fin qui: al comando per la Germania Marco Kuscher e Montender 3,79, poi Christian Allman con Koster 6,21, in terza posizione il francese Laurent Goffin e Flipper Dell 6,59. Neppure una barriera divide questi protagonisti, e nemmeno Jerome Dubledam in sella Nassau, che è quarto, molto vicino a una barriera di distacco dai primi, Cristina Lieber per la Svizzera con No Merci, e poi qualche chance da giocare anche per Andrea Herold con Nanta e per Juan Carlos Garcia con Loro Piana Albin. Proprio Juan Carlos Garcia si è detto fiducioso, mira a un posto sul podio, è oggettivamente difficile. Puricelli, hai già detto tu che un paio di errori in questa circostanza possono risultare decisivi, però sperare è lecito. Sicuramente per il ragazzo è un'esperienza fantastica, ha montato benissimo. Domani i due percorsi saranno ancora più difficili, e soprattutto penso che si sentirà addosso anche un po' di peso dell'importanza dell'evento. Però ha montato benissimo, la sua cavalla è splendida, il morale è una componente importantissima, lui ce l'ha alto visto la bella prestazione che ha fatto fino a questo momento. Andiamo a vedere, perché poi le barriere sono quasi come la palla, rotonde sui piglieri, per cui vanno giù anche per gli altri. Vediamo, può ancora succedere qualche cosa di magari così un po' miracoloso. Ed ecco, è tutto pronto per la cerimonia di premiazione, primo piano per un soddisfattissimo Gianni Govoni, che tra l'altro monta con un male alla schiena incredibile, che ha fatto una risonanza perché pare che abbia forse un'ernia che gli fa male, per cui è pieno di antidolorifici. Non sembrava vederlo montare, però lui ce l'ha. La Germania del salto ostacoli è il Brasile del calcio. Germania piglia tutto in questo settore, ha vinto la medaglia d'oro a squadre, è lanciatissima verso un exploit a livello individuale,
E ora si aggiudica anche il gran premio grazie a Otto Becker, il secondo posto per Ludwig Berbaum, splendido terzo Gianni Govoni. Inquadratura per Otto Becker e Dobbels 100, un binomio rodato, un amalgama veramente cementato da anni di gare ad altissimo livello disputate insieme. Abbiamo già ricordato il loro successo a Lipsia in un'edizione della finale di Coppa del Mondo. L'inno tedesco. Bravo, bravissimo Herr Becker, che fa 8 soltanto nel nome perché in campo fa quasi sempre 0. Ci sia perdonata questa battuta. Splendido il primo piano anche per 100, che anche oggi si è guadagnato la biada. Siamo proprio in chiusura di collegamento, in premiazione Giacomo Muccioli e la signora Antonietta, che premia direttamente la signora Antonietta Muccioli. Siamo proprio in chiusura, adesso sarà la volta di Ludger Berbaum. Ancora un minuto a disposizione, sono tanti i premi per Otto Becker. Se seguiamo la prassi rischiamo di non vedere ancora Gianni Govoni, e dunque pregherei le nostre telecamere di dedicare un primo piano proprio al cavaliere italiano, proprio per chiudere questa telecronaca nel segno dell'abilità di Gianni Govoni, che è giunto terzo alle spalle di Otto Becker e di Ludger Berbaum. Ancora un'inquadratura per il vincitore, abbiamo proprio concluso, eccolo Gianni Govoni a fianco a Ludger Berbaum. Vi ricordo ancora l'appuntamento su Rai Sport Satellite domani dalle 16 alle 17, dalle 18 alle 19, per seguire i percorsi decisivi, quelli che assegneranno le medaglie individuali. Ringrazio l'Esterna 1 di Bologna, regista Roberto Gambuti, per la collaborazione tecnica Emilio Puricelli. Auguro a tutti una serena buonanotte a tutti. Naturalmente l'appuntamento è con la sintesi del Tour de France.